Emma Marcegaglia, presidente della Luis Guido Carli per affariitaliani.it. Siamo al convegno dell'Italian Banking Conference, si parla di ripresa del sistema bancario e del sistema economico. Qual è il quadro? Il quadro è che l'Europa crescerà quest'anno probabilmente al 2,2%, più degli Stati Uniti, l'Italia all'1,5-1,6%, meglio dell'anno scorso ma ancora meno, diciamo, dell'Europa, però possiamo dire che ci siamo lasciati la grande crisi alle spalle. Non è sufficiente, però dobbiamo continuare, soprattutto in Italia, col sistema delle riforme. Non possiamo dire ok, abbiamo risolto tutto, va continuato questo percorso. E per quanto riguarda le banche, io credo che sia importante, da una parte, cambiare alcuni pezzi di regolamentazione europea che sono troppo restrittivi. È giusto che ci sia una regolamentazione europea che non permetta lo scoppio di una nuova crisi finanziaria come quella che abbiamo vissuto, ma questa regolamentazione non può nemmeno impedire quasi alle banche di fare erogazione, soprattutto alle piccole e medie imprese. Quindi va rivista quella, serve una normativa sui crediti deteriorati, di cui le banche hanno ancora diciamo, dimensioni significative nei propri bilanci, e serve anche cogliere, diciamo, la rivoluzione digitale. La rivoluzione digitale riguarda tutto, riguarda le imprese manufatturiere, ma sicuramente sta cambiando e cambierà completamente il modo di fare banca. Bisogna accoglierla, bisogna portarla avanti. E infine, come dicevamo prima, è che la sua domanda iniziale, perché le banche possono fare bene il proprio mestiere, c'è bisogno di più crescita, più occupazione. Il percorso, come abbiamo detto, è stato iniziato, ma va continuato.